Il trionfo del Carnevale di Fossombrone ha dato il meglio di sé in questa 15ª edizione, offrendo uno spettacolo di grande fascino ai suoi spettatori. Infatti non si tratta di una semplice sfilata in costume storico, ma di una vera e propria ricostruzione storica di quella che era la vita al tempo del cardinale Giulio della Rovere, fratello del duca Guidobaldo II, che arrivò a Fossombrone nel 1559. Così come allora i popolani e i nobili della città sono stati i protagonisti del corteo di accoglienza del cardinale e hanno animato in 3 giorni tutto il centro storico di Fossombrone con giostre, gare e cortei con 800 figuranti in costume rinascimentale e le locande aperte dove si è potuto degustare il cibo di allora con ricette originali dell'epoca. Insomma, un vero e proprio tuffo nel Medioevo. È nata una grande collaborazione ormai da 2 anni a questa parte che riesce a coordinare tutte queste iniziative che sono tantissime durante l'anno e ci rende veramente orgogliosi di essere fossembronesi. Un impegno profondo e di mesi e mesi di lavoro della Proloco Forum Sempronii con tutti i suoi adepti che hanno fatto sì che nei 3 giorni ha preso vita inoltre un ampio mercato rinascimentale dove sono stati presenti tutti i mestieri del tempo, svariati oggetti e tantissimi artisti che hanno coinvolto i presenti con animazioni d'effetto. Non sono mancati gli animali particolari, i voli di rapaci, i salti in banco e gli sputafuoco. E naturalmente anche quest'anno i 12 quartieri si sono dati battaglia senza esclusione di colpi per aggiudicarsi il Palio del Cardinale nel Campaccio, la zona adibita appositamente. Sabato i giochi storici rinascimentali e domenica la prova clou dell'evento, la corsa all'anello. Vince la 15ª edizione del Palio del Cardinale. Ancora San Martino! La sesta volta, campioni San Martino! Un applauso a Montecelso! Così, al termine della giornata di domenica, ad aggiudicarsi per il 2º anno consecutivo il Palio del Cardinale è stato il quartiere San Martino, che ha festeggiato giustamente fino a tarda sera la conquista del tanto agognato drappello. L'appuntamento quindi è per l'anno prossimo per un'altra spettacolare edizione del Trionfo del Carnevale.